chi non è mai rimasto affascinato dal Cristo di Cavalleggeri. In realtà si tratta di una funivia che portava da Fuorigrotta a Posillipo e fu abbandonata nel 1961. La funivia fu inaugurata nel 1940 e uno dei primi passeggeri fu addirittura il re Vittorio Emanuele III e numerosi gerarchi fascisti. Dobbiamo immaginare che per l'epoca doveva essere incredibile volare sopra la città e in circa 6 minuti arrivare dalla Mostra fino al Parco Virgiliano, che erano due opere fasciste. Entrare in funivia doveva essere come entrare in un albergo di lusso. Ad attendere i 20 passeggeri che entravano in ogni cabina c'erano due addetti livrea che gestivano le turnazioni. L'orario delle corse era dalle 10 a mezzanotte e si alternavano ogni 20 minuti. Il progetto fu affidato a un giovanissimo Giulio De Luca, che molti anni dopo sarà chiamato per progettare il centro direzionale di Napoli. Lo stato attuale della funivia ci fa ben capire la sua storia. Dopo la guerra fu riaperta per circa 10 anni e nel 1961 fu chiusa per manutenzione. Ma come spesso avviene in Italia, il provvisorio diventa eterno. La chiusura della funivia fu necessaria, in quanto divenne davvero pericoloso il suo passaggio in mezzo ai palazzi. Di lì poi i locali furono occupati abusivamente e il comune provò a rivenderli successivamente, ma non ci riuscì. E ora rimangono solo gli scheletri di un mezzo pubblico che sarebbe stato importantissimo per la nostra città.